Un ricercatore veronese, Roberto Zamponi, scrive al sindaco e indica dove sono sepolti alcuni militari casentinesi. Per l'esattezza, quattro che sono stati ritrovati in Germania. Ecco, signor sindaco, ci racconta questa storia che è incredibile, che però nello stesso tempo penso sia anche una bella storia da raccontare. Sì, è una storia anche che ci dovrebbe far riflettere, perché questo signore, questo nostro amico che è un cacciatore, no? Un cacciatore di dispersi in guerra, ci sta aiutando a ritrovare tracce di ragazzi, pensate, di 19, 20, 22, 23 anni che scomparsi per le loro famiglie perché erano arruolati obbligatoriamente nell'esercito, e ragazzi che allo scoccare dell'8 settembre, quando ci fu diciamo, l'abbandono da parte dell'Italia della guerra, furono posti nella grande totalità di fronte a un quesito preciso: vivere o morire, aderire alla Repubblica di Salò e vivere, oppure non aderire, rifiutarsi in quanto cittadini italiani aventi il diritto di decidere se sì o se no, rifiutarsi di aderire alla Repubblica di Salò e con ciò essere trasportati, essere rastrellati dall'esercito tedesco. Questi sono ragazzi che sono stati rastrellati, sono stati portati con i treni della morte, come tanti antifascisti o ebrei nei campi, e poi trucidati, in questo caso nel nord della Germania. A differenza di altri, di loro fu possibile l'identificazione, lo scopriamo oggi, e furono seppelliti in cimiteri che americani e russi organizzarono in quel periodo. Noi sappiamo che è stato possibile questo forse solo perché erano militari e quindi avevano la medaglietta. Erano tutti abitanti del comune di Poppi? Sì, erano cittadini del nostro comune. Il compito mio, ingrato ma molto bello, è quello di entrare in contatto e di arrivare direttamente a parlare con i familiari di questi ragazzi, informarli che non è che il loro figliolo o il loro nipote è sparito nel nulla, ma c'è una tomba che è stata cristianamente predisposta per lui, e anche quello, insieme a questo nostro amico cacciatore di dispersi di guerra, indicargli quali sono le procedure per l'eventuale e, se possibile, recupero della salma. Si tratta di Tizzanini Bruno, che è nato il 21 settembre del 24 ed è stato ucciso in Germania a Francoforte sul Meno il 3 aprile 1944. Si tratta di Pecorini Elio, che ha subito le stesse sorti però nel 9 dicembre del 44, e questo era un ragazzo nato nel 23, a febbraio del 23, quindi fate voi i conti. Si tratta di Panci Jacopo, del 12, che è stato ritrovato sempre ad Amburgo, in un cimitero di Amburgo, ed ucciso il 19 maggio del 1944. E l'ultimo, che stiamo proprio contattando la famiglia stamattina, Ceccarelli Nello, nato il 25 ottobre del 23, e che è stato ucciso, sempre anche questo, ad Amburgo, e sempre nello stesso militare, nello stesso cimitero militare italiano d'onore, il 6 marzo del 44. Quindi questo ragazzo era nato nel 23 ed è morto nel 44. Questo è il quarto col quale i familiari rintracciati parlerò stamattina. Ecco, i familiari che fino adesso sono stati contattati, come hanno reagito? Molto bene, intanto perché abbiamo evitato di fare lettere burocratiche, abbiamo, nel rispetto del ruolo che ci è richiesto in questi casi,
parlato con loro, sono andato a parlarci, io ho telefonato prima, ci siamo visti, quindi sono assolutamente, sono praticamente felici perché commossi, certamente il mondo non può tornare indietro, però insomma questi sono quattro ragazzi coraggiosi e sapere che hanno avuto una sepoltura degna di loro nel cimitero militare italiano d'onore del nord Germania, per loro è una soddisfazione immensa. Non ti dico quello che mi hanno detto, come ci siamo lasciati, come ci ritroveremo. Ora è una cosa anche per me, la prima volta che mi capita fra i tanti obblighi e doveri. Ora siamo dietro a rintracciare più difficile i parenti di Nello, ma penso che ce la faremo perché è tutto un via va, insomma, gente che si trasferisce da un comune a quell'altro. Con i piccoli comuni è più facile collaborare, con i grossi è più difficile arrivare a capire dove sono andate le persone che nel frattempo poi sono decedute. Sarà possibile riportare le salme nel nostro territorio? Questa è la domanda che mi hanno fatto due di queste tre famiglie fino ad oggi contattate. Io penso che sia difficile, sinceramente, può darsi anche che non sia possibile. Comunque sia, rintracciata l'ultimo soggetto, l'ultima famiglia, l'ultimo erede, diciamo, di Nello stamattina, mi metterò in contatto con questo nostro cacciatore se necessario, col Ministero per avere istruzioni in merito, in modo che quando poi comunque la settimana passata dovrò fare la comunicazione formale, in quella ci sia tutto e loro sappiano come fare. Abbiamo la posizione tombale, il riquadro, la fila, abbiamo tutto, cioè queste persone possono partire domani mattina e andare lì e trovano il loro caro. Però è importante che nel momento in cui gli scrivo questo gli dica anche quelli che sono i loro diritti, doveri, e che non debbano penare in burocrazia.